Roberto Cavalli attacca Belen Rodriguez su Instagram. Lo stilista toscano ha postato un commento davvero inaspettato sotto a una foto della showgirl argentina. Che i due non siano ottimi amici è un fatto saputo e risaputo. E che i due si punzecchiano sui social pure. Ma questa volta, lo stilista è stato ancora più tagliante. La bella showgirl argentina, infatti, ha condiviso sui social alcuni scatti dal suo paese. Con un fisico da urlo in bella vista e gli occhi da cerbiatta che bucano l'obiettivo, però, sembra aver infastidito lo stilista che ha commentato una sua foto in bikini con parole non troppo carine. Sei una bella donna, incominci ad invecchiare quindi, dovresti fare meno la stupida, sono finiti i tempi della farfallina, ha scritto, ricordando il tatuaggio inguinale a vista mostrato durante un festival di Sanremo dalla soubrette. Punto parole che somigliano a frecce che arrivano dirette a colpire il bersaglio. Bersaglio che al momento ha preferito non commentare. Già 3 anni fa Cavalli aveva attaccato Belen, commentando una foto del profilo Instagram di Claudia Galanti, che ritraeva le due giovani donne insieme. Avete fatto troppo nella vita, aveva scritto quella volta lo stilista, vi meritate tutto il successo che Dio vi ha offerto. Quando vi guardo mi sento un fallito. Peccato. Avrei tanto voluto una F asterisco ga. Unico grande mezzo per apparire. Senza essere tassate. Punto a novembre lo stilista era già stato criticato per aver punzecchiato Chiara Ferragni su Instagram, commentando una foto in cui la fashion blogger sponsorizzava un completino intimo scrivendo le stai facendo pubblicità al tuo ombelico. Chi credi di essere? Sei solo una macchina da soldi. Non c'è spontaneità né amore in ciò che fai, ve ne avevamo parlato, è invece notizia delle ultime ore la sua frecciatina nei confronti di Belen Rodriguez. Le parole che Cavalli ha rivolto all'Argentina, non sono passate inosservate agli appassionati di gossip, se la diretta interessata ha preferito non rispondere alla provocazione, tanti suoi fan l'hanno difesa a spada tratta dall'attacco che ha ricevuto, secondo loro ingiustamente, sul web.